Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Vorrei chiederti chi è Kirill, davvero, il patriarca, e perché l'Europa ha sanzionato lui e si è fatto bene. Ma allora, il patriarca Kirill, che peraltro ricordiamo è arrivato dopo Alexei II, che è stato, io credo, l'ultimo grande guida anche spirituale della Chiesa ortodossa russa. Kirill, diciamo che insomma il suo la sua preparazione teologica è sicuramente di gran lunga inferiore a quella del suo predecessore, e soprattutto fin da quando è asceso proprio al soglio del patriarcato ortodosso di Mosca, ha ingaggiato progressivamente una guerra contro il patriarca ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo I, che peraltro è un grandissimo amico di Papa Francesco e con il quale Papa Francesco ha una sintonia molto forte sulle principali tematiche umanitarie contemporanee, e dall'altra parte ha proprio cercato di giocare di sponda alla politica del presidente Putin, che ha rimesso la Chiesa ortodossa un po' al centro anche della vita civile. Non è un caso che lo scorso anno è stata inaugurata poco fuori Mosca un'imponente cattedrale dedicata alle forze armate, dove peraltro pensate negli affreschi, nei mosaici tra i santi della Chiesa ortodossa dovevano comparire inizialmente anche Putin e Shoigu, e sono stati tolti all'ultimo momento. Kirill poi è accusato di avere un passato nei servizi segreti, e questo non sorprende affatto, e di aver accumulato anche enormi ricchezze durante, diciamo, il suo cammino spirituale e la sua carriera, insomma, come primate della Chiesa ortodossa. Perciò ecco, è un elemento sicuramente molto ambiguo, però è anche molto interessante come vedere come in questo momento in Russia, anche se è veramente difficile da tracciare, ci sia uno scollamento tra le alte schiere, le alte gerarchie della Chiesa ortodossa e poi i preti delle singole chiese, che ovviamente sono molto scettici nei confronti di una operazione militare speciale, della quale io vi posso assicurare, visti i miei contatti, almeno in base ai miei contatti costanti con Mosca, il popolo russo ha ancora capito molto poco. Perché? Perché è vittima di una propaganda che ormai non si può più nemmeno chiamare propaganda, è un vero e proprio lavaggio del cervello. E in questo